Questa è la Brooks Epyrion Elite versione 4, rappresenta una scarpa super veloce, reattiva e migliorata rispetto al modello precedente. Secondo me può essere adatta ai podisti amatori evoluti, ma anche a chi appoggiasse di tallone, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 221 grammi, drop 8, 40 mm nel tallone, quindi il massimo consentito da World Athletics, 32 mm nell'avampiede, utilizza una piastra in fibra di carbonio che è personalizzata in funzione del numero, aspetto davvero rilevante, e una mescola DNA Flash versione 2 che, pur non essendo in EVA, è comunque molto reattiva e forse più durevole rispetto a quelle presenti sul mercato. Come disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Brooks per effettuare la recensione. Ci ho corso più di 100 km anche velocemente e in effetti ho vinto una piccola gara subito dopo la maratona di Amburgo. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. A livello di calzata, sì, stesso numero, e comunque mi sembra abbastanza spazioso comunque l'ingresso del piede, e direi un'ottima calzata, nessun difetto. Una delle caratteristiche differenzianti di questa scarpa è il fatto che abbia una tomaia assolutamente molto traspirante, con una quantità infinita di fori sia nell'avampiede sia nella parte mediale. Ho apprezzato il fatto che effettivamente la calzata sia comunque davvero abbastanza filante, ma al tempo stesso non avrete, secondo me, nessun problema di sfregamenti, perché nella parte laterale comunque è abbastanza morbida e effettivamente ben protetta. La tomaia è molto ambigua perché è super traspirante, cioè ci sono davvero dei mega fori nella tomaia che fanno traspirare il piede veramente, veramente tanto. È molto traspirante e molto leggera, quindi sicuramente ha tolto un sacco di peso alla scarpa il fatto di avere una tomaia super, super forrellata così. Anche la linguetta è davvero molto traspirante, pur utilizzando nella parte centrale, dove si allaccia la scarpa stessa, un piccolo supporto che vi consente effettivamente di tenere coccolato il piede. Linguetta minimal, però protettiva nei punti giusti, quindi bene. E anche i lacci, i classici oramai lacci che ci sono su tutte le super shoes, tutti belli zigrinati, che come allacci la scarpa dopo tanti chilometri te la ritrovi come l'hai allacciata e non si slaccia assolutamente. A livello di tallone, la scarpa davvero ha un tallone molto morbido che comunque non consente di essere utilizzato da chi fosse un podista iperpronatore, a meno che appoggi davvero di avampiede, anche se effettivamente la mescola è molto stabile. Ho apprezzato inoltre la presenza del pull tab nella parte posteriore, oltre al fatto che ci sia un piccolo tessuto che vi consente di coccolare in maniera piacevole il piede, ulteriormente avvolto da una piccola imbottitura all'interno della scarpa stessa. A livello di tallone c'è una quantità di mescola davvero molto importante, che si estende fino alla parte mediale e ti permette di sostenere bene il piede e non cede assolutamente all'interno, e conferisce un'ottima stabilità alla scarpa, data anche dal fatto che l'intersuola è molto più dura rispetto alle altre scarpe racing, però è quel duretto bello reattivo che a me piace, quindi permette di avere tanta spinta. Il drop 8 non si sente tantissimo, però ti conferisce davvero una spinta sull'avampiede. E una cosa che ho notato è che la scarpa è davvero tanto rigida, secondo me la più rigida sul mercato delle scarpe racing, però questo appunto tra il fatto che c'è un drop abbastanza alto e comunque una mescola bella rigida, e la scarpa anche in sé non è flessibile, davvero è super consigliata per chi è un avampiedista, perché ti proietta proprio in avanti. A livello di battistrada utilizzo una gomma davvero molto durevole nei miei test. Ho notato anche correndo in pista bianca che la scarpa ha davvero un'ottima trazione e al tempo stesso tende a durare molto lungo, nonostante ci sia una gomma esposta che potrebbe far pensare al contrario. Il battistrada sì, è tanto gripposo, ci sono dei pezzi di intersuola in vista, però allo stesso tempo c'è la plastica del battistrada molto dura, che quindi ti permette di farci qualche chilometro in più rispetto al solito.
e comunque anche nella zona del tallone ci sono proprio solo due pezzettini di battistrada, sono proprio dove si appoggia, il resto è tutto mescola in vista e si può intravedere anche la parte della piastra in carbonio, perché c'è proprio un foro all'interno per togliere peso alla scarpa, come un po' tutte le altre scarpe da racing, che si risparmia il più possibile di intersuola per alleggerirla. Un aspetto di design da tenere in considerazione è il fatto che ci sia un foro nella parte centrale per alleggerire la scarpa, visto che la mescola è leggermente più densa rispetto a quella in Pebax. Dal mio punto di vista, questa cosa potrebbe crearvi dei problemi nel caso in cui non la utilizziate in strada, ma magari in pista bianca, dove si potrebbero incastrare dei sassi. Questa scarpa però è pensata per essere utilizzata in strada, magari nelle principali maratone italiane, europee e mondiali. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che questa scarpa potrebbe essere adatta non soltanto per il podista amatore super evoluto, ma anche e forse per chi volesse provare una complete in fibra di carbonio e effettivamente non avesse una tecnica di corsa perfetta, perché il drop 8 potrebbe renderla più accomodante e al tempo stesso anche la presenza di una gomma più stabile. È adatta sicuramente agli atleti evoluti, avampiedisti, ma anche comunque tallonatori, perché comunque di intersuola ce n'è davvero tanta. Non la consiglierei, diciamo, a chi non corre sotto i 4, perché non ha secondo me senso usarla, quindi solo per gli atleti che vanno sotto i 4 al chilometro, e la consiglierei per medi, e, ma più che altro gare, e qualcosa magari gli ultimi allenamenti pre-gara per provarla a spingere un po' di più, però gare dai 5-10 km, ma anche mezze e maratone secondo me può andare bene, perché comunque di intersuola ce n'è tanta, e nonostante una scarpa da racing, comunque è bella, bella protettiva anche per lunghe distanze. Per capire se la scarpa è veloce ci sono quattro considerazioni. In primo luogo la mescola, che effettivamente è NDNA Flash versione 2, del 10% più reattiva rispetto a quella del modello precedente, però non è in Pebax, anche se poi ai trials di maratona hanno utilizzato il prototipo in Pebax. Ad ogni modo la scarpa è comunque molto reattiva, stabile, e anche grazie, seconda considerazione, al fatto che abbia un rocker davvero molto pronunciato, quindi la scarpa ha un design a barchetta, questa struttura vi proietterà in avanti in maniera piacevole. Inoltre da considerare il fatto che la piastra SpeedVault Plus è molto rigida, ma al tempo stesso davvero reattiva e anche leggerissima, combinata col fatto che, quarta considerazione, un atleta evoluto la potrebbe comunque portare davvero a correre molto velocemente. Dal mio punto di vista la ricetta è vincente. Chiaramente se fosse stata con una mescola in Pebax ovviamente avrei gioito di più, ma forse la durata sarebbe stata inferiore. Sì, assolutamente, anche perché tra l'altro Brooks sponsorizza Josh Kier, quindi comunque è uno che va sia sulle distanze corte, abbiamo visto anche sulla mezza ha fatto un tempone, quindi assolutamente può più che competere con tutti gli altri marchi presenti sul mercato in questo momento. E parlando di durata, il punto debole delle altre scarpe competitors Super Shoes è proprio l'intersuola in Pebax, che tende a diminuire la sua efficacia nel tempo. Con questa scarpa invece, che è probabilmente leggermente meno reattiva, potreste correre sicuramente molto più a lungo, per, secondo l'azienda americana, almeno 600 km, forse più adatta per gli allenamenti intensi, dove non necessariamente dovreste effettivamente raggiungere il vostro personal best. Dal punto di vista di punti di attenzione, secondo me ci sono due cose da tenere in considerazione. In primo luogo, che la tomaia può essere utilizzata soltanto quando non piove. In questo periodo purtroppo piove sempre. In secondo luogo, correndo molto lentamente avete la sensazione che la scarpa possa essere davvero molto secca, mentre se correte molto più velocemente, quindi al vostro limite, la troverete più morbida, ma soprattutto con una stabilità davvero importante. Difetti non ne ho trovati, detto magari il fatto della tomaia che potrebbe creare qualche problema, però quello è un po' da vedere, un po' singolare. Per il resto è un'ottima scarpa per spingere davvero forte. Sì, è un po' dura, però è quel duretto reattivo, anche lì c'è chi piace, c'è chi no. Io preferisco una mescola leggermente più morbida, però per chi è amante di una scarpa leggermente più dura / secca,
ci può stare, può essere un'ottima opzione. Sì, a ritmi veloci è assolutamente morbida, e reattiva e protettiva, perché comunque di mescola ce n'è in quantità. In conclusione, queste Brooks Hyperion Elite 4 sono migliorate rispetto al modello precedente, sono sicuramente stabili. Il fatto che abbiano una piastra in fibra di carbonio molto reattiva vi consente di correre velocemente, e inoltre, grazie alla stabilità della mescola e al fatto che sia più durevole rispetto a una in Pebax, potreste utilizzarla per tantissimi chilometri. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io però, come al solito, vado a dare da mangiare al coniglio.